Salve a tutti, bentornati nel mio canale. Anche quest'anno ho avuto il piacere che una mia pubblicazione, un mio lavoro fosse accettato al Congresso Italiano di Andrologia, ma proprio in questo congresso ho cercato anche di capire e selezionare quelle che possono essere le novità più importanti. Tra le patologie che spesso causano problematiche nella sfera sessuale dell'uomo e della coppia, non solamente l'eiaculazione precoce a cui era dedicata la mia pubblicazione, ma anche quello dell'orgasmo ritardato, della eiaculazione ritardata. Ecco, di solito queste problematiche vengono poi così lasciate, demandate al sessuologo clinico, ma un interessante lavoro dei colleghi che potete trovare sul portale della SIA, sul canale YouTube, ha invece evidenziato come alcune forme di eiaculazione ritardata possono avere un'origine locale, una forma di iposensibilità del glande, una ridotta sensibilità del glande. Ecco, si è trovato che un prodotto che nasce come prodotto dermatologico, il Camaruf, Camaruf è scritto come vedete sul titolo del mio video, è una crema, è un prodotto in grado di attivare i recettori vanilloidi. Non entro nei dettagli di argomenti che non conosco. La cute e le mucose hanno questi recettori vanilloidi importanti anche per l'interpretazione del dolore, ma anche ad esempio l'iniezione di alcuni veleni, di alcune punture di insetti. E sono tantissimi recettori, sono dei termocanali. L'attivazione del TPVR1, questo recettore vanilloide, da parte di questa crema della Camaluf potrebbe incrementare la sensibilità e quindi accelerare l'eiaculazione nel paziente che soffre di eiaculazione ritardata. La molecola in questi studi che sono stati effettuati va, diciamo così, messa sul pene 10 minuti prima del rapporto, che non deve essere anticipato nella tempistica perché il non totale assorbimento potrebbe anche, anzi quasi sicuramente passerà la molecola anche nel rapporto non protetto nella vagina della compagna, creando quindi anche a quel livello una sensazione di calore, di vasodilatazione e un anticipo anche lato femminile dell'orgasmo. Quindi in questo caso poi sarebbe una rincorsa senza termine. Il prodotto è interessante e dovrà terminare un attimino ancora il percorso di studio. Se poi messa in atto, ma già tuttora off-label potrebbe essere utilizzata, sicuramente sarà un'arma vincente nel trattamento dell'eiaculazione dell'orgasmo ritardato nell'uomo. Effetti collaterali e chiaramente in alcune condizioni questa esaltazione della sensibilità termica ha creato in pochi casi una sensazione di bruciore, di burning e di fastidio che hanno dovuto far sospendere il trattamento. Ma parliamo di uno o due pazienti su un gruppo abbastanza numeroso, quindi questo effetto collaterale va messo in conto. Andiamo a sollecitare recettori chiaramente deputati a questo, attiviamo i termocanali, ma sicuramente una molecola da seguire anche negli sviluppi prossimi. Potrebbe essere appunto un'arma farmacologica molto molto interessante per i nostri pazienti. Con questo vi saluto e vi auguro una buona giornata.